È la notte di Natale del 1956 e a Stolberg, una cittadina del Nord Westfalia nella Germania dell'Ovest, fa freddo. Molto freddo. Il cielo della notte velato di grigio promette neve. I canti di Natale che hanno riscaldato l'atmosfera nelle case e nelle strade sono cessati. Tutto è calmo e quieto e un'atmosfera sospesa pervade il piccolo paesino. Nelle case i bravi bambini sono già a letto, ma fanno molta fatica ad addormentarsi, tutti eccitati al pensiero dei regali sotto l'albero. I comignoli dei camini sbuffano il fumo dell'ultimo ceppo di legno ormai quasi completamente bruciato. Tutto è calmo e quieto a Stolberg, nell'attesa della nascita di Gesù bambino. Ma c'è una casetta del paese che sembra non voler andare a dormire. Le luci sono ancora accese e c'è molto fermento. La veglia di Natale si sta prolungando più del dovuto e non si attende solo la nascita di Gesù. Una donna ha iniziato il travaglio e dopo 9 mesi di attesa il bambino è pronto a nascere proprio nel giorno di Natale. I futuri genitori non potrebbero essere più contenti. Quale dono più grande avrebbero mai potuto ricevere? È la notte di Natale del 1956 e una famiglia di Stolberg si è appena allargata. È nata una piccola bambina, ma la gioia dura ben poco. È la notte di Natale del 1956 e a Stolberg, 8 mesi prima dell'entrata in commercio del talidomide, nasce una bambina senza orecchie. Nessuno sospetta ancora nulla e non lo sospetterà per altri 5 lunghi anni. È il primo vagito di una tragedia che ha colpito almeno 10.000 neonati, 10.000 famiglie. Il padre della bambina, un dipendente della piccola azienda farmaceutica del paese, la Chemie Grunenthal, ha il cuore pieno di dolore. Ho grattato la superficie di un aneddoto e ne è emersa una storia dimenticata. Ho indagato una tragedia del passato per riscoprirla incredibilmente attuale, nel bene e nel male. Io sono Ruggero Rollini e questo è Pharmacon, il podcast che racconta la storia del farmaco che ha distrutto la vita di molti, portato sollievo nella vita di altri, reso più sicura la vita di tutti. Anche un po' la tua. Questa è la storia del talidomide. Apriamo insieme l'armadietto dei medicinali. Cosa ci vedete? Una cozzaglia di confezioni e mozziconi di farmaci usati? Magari le rimanenze dell'antibiotico per la parotite batterica della scorsa estate? Le fialette per l'aerosol per la bronchite di quest'inverno? Gli antistaminici per la primavera? Un po' di antinfiammatori analgesici? Cerotti? E magari qualche confezione di mascherine incastrate tra scatola e scatola? Trovato quello che ci serve, togliamo la pillola dal blister e la mandiamo giù, senza troppe esitazioni. Ci fidiamo che quello che stiamo ingerendo ci faccia stare meglio, sicuri che dietro quella pillola ci sia un sistema di ricerca e sperimentazione rigoroso, codificato e strutturato. Probabilmente è la stessa tranquillità con cui dal 1957 chi non riesce a prendere sonno si affida al farmaco delle meraviglie, il talidomide, per passare una notte serena. Ed è il sentimento di tutte quelle donne che riescono con i prodotti a base talidomide a lenire le fastidiose nausee da gravidanza. Eppure i medici si sentono certamente sicuri nel prescrivere questo nuovo straordinario farmaco, questa panacea a svariati disturbi che non mostra alcun tipo di effetto collaterale. D'altronde, i test della Chemie Grunenthal e l'esperienza clinica parlano chiaro. Il Contergan è eccezionalmente sicuro. Il 1954 per la Chemie Grunenthal è un anno davvero speciale. L'azienda è in forte crescita e dalla sala riunioni di Stolberg, la sede della società, escono interessanti idee per nuovi farmaci. Io me li immagino i capi della sezione scientifica della Chemie Grunenthal e i vertici aziendali che intorno a un grande tavolo discutono su come penetrare il mercato in maniera sempre più vincente, sempre più capillare, sempre più remunerativa. La scienza, in questa sala riunioni velata dal fumo delle tante sigarette fumate, si fonde con il business e con il marketing in un abbraccio soffocante. Attorno al grande tavolo sono sostanzialmente 3 gli uomini chiamati a trasformare le esigenze di mercato della società in pragmatiche molecole da vendere in compressa.
Il più importante è il direttore scientifico dell'azienda, il brillante e ambizioso medico Heinrich Mückter, che lavora in Grünenthal dalla sua fondazione nel 1946. Grazie a Mückter, l'azienda inizia fin da subito una proficua linea di ricerca e commercializzazione di antibiotici, che sono il prodotto farmaceutico più richiesto nel dopoguerra. Poi c'è Wilhelm Kunz, a capo del ramo chimico di ricerca e sviluppo. Questi due, tra l'altro, godono di una percentuale sulle vendite delle molecole prodotte. E infine c'è Herbert Keller, il responsabile della farmacologia, personaggio considerato dallo stesso Mückter un po' inadeguato al ruolo. Forse non è la persona più adatta a gestire il team di sperimentazione dei nuovi farmaci. Gli antibiotici vendono bene e Mückter assegna a Kunz un compito ben preciso: cercare qualche nuovo prodotto, possibilmente altri antibiotici. La sezione ricerca e sviluppo si mette così al lavoro per sintetizzare nuove molecole da dare in pasto al settore farmacologico diretto da Keller. È in questo contesto che nel maggio del 1954 si arriva alla sintesi del talidomide. Inizialmente una molecola fra tante. Una volta purificato e cristallizzato, il talidomide ci appare come una polvere bianca, in sapore, pronta per diventare una piccola pastiglia. L'ho anche vista in un laboratorio di ricerca che abbiamo visitato. Non vi nego che, dopo mesi e mesi di studio sul talidomide, è stato piuttosto emozionante. Alla Chemi Grünenthal si trovano tra le mani questa nuova molecola e, nel dubbio, preparano le carte per il brevetto. Ma è veramente nuova? In realtà, tra i corridoi delle industrie chimiche, pare che il talidomide non fosse sconosciuto. Sembra infatti che, prima della Chemi Grünenthal, già un'azienda svizzera l'avesse sintetizzato. Dopo una prima analisi, però, non trovandone alcun uso commerciale, l'avrebbero accantonato. Ci sono però ulteriori sussurri che ci arrivano dalla storia, voci, forse dicerie, che suggeriscono affascinanti ma spaventosi collegamenti. Il talidomide, il farmaco delle meraviglie, potrebbe essere frutto della ricerca nazista? L'ultimo terribile crimine contro l'umanità del Terzo Reich? Nel documentario Attacking the Devil, Martin Johnson, ex direttore del Thalidomide Trust, l'associazione delle vittime di talidomide in Gran Bretagna, sostiene che la Chemi Grünenthal, già prima di aver testato il Contergan sull'uomo, avrebbe annotato su alcuni documenti gli effetti che il farmaco produce sull'organismo. Ma com'è possibile che conoscessero già gli effetti senza alcun trial clinico? E se il farmaco fosse già stato testato? Magari negli anni 30 e 40 in pieno regime nazista? Secondo Johnson, infatti, il talidomide sarebbe una delle tante molecole inventate dagli scienziati nazisti alla disperata ricerca di un antidoto ai terribili agenti nervini. Certo, si tratta di un'ipotesi piuttosto ardita, sicuramente affascinante, che merita almeno una menzione. Non ci sono certezze su un collegamento tra il talidomide e la Germania nazista che vadano oltre la speculazione. Ma neanche questo è del tutto vero. Magari il talidomide non è nato come antidoto per i gas nervini, ma ci sono altri legami molto più sicuri che possiamo tracciare tra alcuni protagonisti della nostra storia e il Reich di Hitler. Heinrich Mückter e Wilhelm Kunz. Ve li ricordate? Sono loro a firmare i brevetti e i primi studi sul talidomide insieme a Herbert Keller. Prima di essere colleghi alla Chemi Grünenthal, i padri del talidomide hanno condiviso un passato simile. Entrambi sono stati ufficiali dell'esercito nazista. Kunz ha ricoperto il ruolo di sergente durante la guerra, esperienza che gli ha lasciato in dote una fortissima autorità e fermezza nel comando. Il dottor Heinrich Mückter, invece, è stato ufficiale medico presso il Comando Superiore delle Forze di Occupazione Tedesche in Polonia. Durante l'occupazione di Cracovia ha diretto il Centro per la Ricerca sul Tifo. Si tratta di un ruolo molto più strategico di quanto possa sembrare. Il tifo serpeggiava tra i reggimenti degli eserciti, mietendo un gran numero di vittime. Si cercava a tutti i costi un rimedio e i medici tedeschi erano impegnati nella formulazione di un vaccino. Di questo periodo della vita di Mückter si sa ben poco e ancora meno si sa della ricerca che conduce all'istituto.
si parla di esperimenti su uomini e donne, come da prassi del resto. Ma Mukhtar è scampato a tutte le accuse. Possiamo dire che sì. In alcuni elementi di spicco della Kemi Grünenthal sopravvive un certo retaggio, una certa formazione di medicina e di scienza nazista. Il fatto però che anche esponenti di spicco del mondo nazista lavorino in Grünenthal nel dopoguerra non sorprende. Bisogna considerare che praticamente chiunque nella Germania nazista non fosse ritenuto tedesco secondo la teoria della razza o non fosse allineato politicamente era infatti già espatriato o morto. In Germania erano rimasti soprattutto scienziati allineati con il nazismo e tra i collaboratori dell'azienda appaiono anche pesci grossi, molto grossi. L'industria chimica tedesca nella Germania nazista è dominata da un cartello, noto come IG Farben, in cui convergono le più importanti aziende dell'epoca. Stiamo parlando della più grande potenza chimica al mondo. Per darvi un'idea dei colossi in gioco, due delle fondatrici sono BASF e Bayer. Sotto il regime nazista, IG Farben ha sfruttato pesantemente la manodopera dei deportati nei lager, su cui ha sperimentato armi chimiche e medicine. Lo Zyklon B, il composto più utilizzato nelle camere a gas dei lager nazisti, è orgogliosamente produzione IG Farben. Dopo la guerra, la IG Farben viene smantellata e proprio per queste atrocità le viene dedicato un apposito processo a Norimberga, il terzo, quello del 1947. Tra le figure di spicco del cartello c'è Otto Ambros, brillante chimico legato a doppio filo alle vicende criminali del Terzo Reich. Ambros ha contribuito alla sintesi della gomma artificiale, nota come Buna, di cui ha diretto l'impianto di produzione. La fabbrica della Buna sorge vicino al campo di concentramento di Monowitz, noto anche come Auschwitz III, con il preciso compito di sfruttare la manodopera dei deportati. Primo Levi ha lavorato proprio in questo impianto. Nel 1947 Ambros viene processato e condannato per crimini contro l'umanità a 8 anni di carcere. E se già questo vi sembra poco, e sinceramente lo è, fa rabbia pensare che esce dal carcere già nel 1951, solo dopo 4 anni. E per collaborare con l'esercito degli Stati Uniti. Finita la collaborazione oltreoceano, Ambros torna in patria e qui è difficile collocarlo. Alcune fonti giornalistiche lo collocano come collaboratore della Kemi Grünenthal già durante lo sviluppo e vendita del Contergan. L'azienda invece afferma che Ambros non sia mai stato un impiegato e che è entrato nel board solo nel 72, 11 anni dopo il ritiro del farmaco. Ma perché è così importante sapere quando Ambros è arrivato in Grünenthal? Perché la teoria secondo cui il talidomide sarebbe nato dalla ricerca nazista come potenziale antidoto per i gas nervini prende forza dall'idea che Ambros collaborasse con la Grünenthal già negli anni 50. La Germania nazista, infatti, aveva per le mani una potentissima arma chimica, il sarin, un terribile gas nervino. Il nome sarin è un acronimo, un omaggio ai suoi inventori, dove la S sta per Schrader, la R per Rüdiger, le due lettere finali I-N per von der Linde e la seconda lettera, la A, sta per Ambros. K-17 è una sigla curiosa, non una sigla come tutte le altre per la Kemi Grünenthal. K-17 è il nome del talidomide durante la fase di sperimentazione. A occuparsene, nel Dipartimento di Farmacologia della Kemi Grünenthal, è Herbert Keller. I primi studi su ratti e topi condotti da Keller sono chiari. Il talidomide pare non avere alcun tipo di effetto sugli organismi dei roditori testati. Non solo effetto collaterale, ma anche effetto positivo. Nulla, niente di niente, nada, night, nicht. Questa cosa, in Grünenthal, attrae tutti. Il farmaco non mostra nessun tipo di tossicità acuta,
Ossia, non ha nessun effetto avverso a breve termine dopo l'assunzione. Esiste uno studio in farmacologia per determinare la dose letale 50, ossia la dose utile di una sostanza, come un farmaco, per uccidere il 50% delle cavie testate. Tu dai la stessa dose ai tuoi animali e quando ne muoiono la metà, sai che quella è la dose letale 50. Nei suoi laboratori, Keller si è spinto a somministrare addirittura 5 grammi di talidomide per ogni chilo degli animali senza riuscire a ucciderne nemmeno uno. 5 grammi per chilo è tanto! Per capirci, un barbiturico come il fenobarbitale sodico ha una dose letale 50 nei topi di circa 0,27 grammi su chilo, 20 volte più bassa della dose massima provata da Keller. Keller quindi non solo non riesce a trovare una dose letale per i topi, ma non la rileva neppure in ratti, porcellini d'India, conigli, cani e gatti. Anche dai test detti di tossicità subcronica non risultano effetti collaterali. Questo vuol dire che dopo una somministrazione di 30 giorni, gli animali da laboratorio non sembrano presentare particolari problemi. Il farmaco è eccezionalmente sicuro. Questo è il responso. C'è da dire che in realtà mancano dei test che oggi consideriamo fondamentali, come quelli di assorbimento, metabolizzazione e distribuzione del farmaco nell'organismo, oppure quelli di teratogenicità. La teratologia è quella branca della biologia che studia le malformazioni congenite, che possono essere causate da tanti fattori, come il consumo di alcol, l'esposizione a radiazioni o a particolari virus durante la gravidanza. Questi sono alcuni esempi di agenti teratogeni. Possiamo dire che un agente teratogeno è un qualsiasi agente chimico, fisico o biologico che può interferire con il normale sviluppo di un embrione. Attenzione, quando si dice che una sostanza è teratogena o induce malformazioni, non significa che tutte le volte che viene somministrata fa il danno, aumenta il rischio di avere un danno. Questo è il professor Erminio Giavini, magari la sua voce la ricordate dalla prima puntata. È l'ex direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Milano, ora in pensione, e che ha dedicato la sua vita allo studio dello sviluppo embrionale. Si tratta proprio della persona giusta per fare luce su una questione che ci attanaglia. Cosa si sapeva negli anni 50 degli agenti teratogeni? Si sapeva che alcune sostanze potevano superare la placenta e interferire con lo sviluppo dell'embrione? C'era una letteratura abbastanza ampia che dimostrava che alcune sostanze chimiche, se somministrate durante il periodo embrionale, potevano portare a malformazioni. Un caso eclatante è avvenuto ancora, sempre negli anni 40, ad opera di un ostetrico, dottor Kirsch, il quale aveva osservato che la somministrazione di aminopterina, una sostanza che ha un effetto inibitorio, inibisce l'acido folico. Somministrando l'aminopterina ai ratti, ha visto che con una certa dose gli embrioni morivano tutti. Quindi aveva un effetto non teratogeno, in questo caso, ma embrioletale. E è venuto in mente che questa aminopterina potesse essere un ottimo abortivo. E quindi, tanto per darvi un'idea di come si lavorava a quei tempi, mette in piedi un esperimento nella sua clinica, prende 10 donne, primi giorni del periodo embrionogenetico, e somministra l'aminopterina. 8 donne hanno abortito, 2 donne non hanno abortito, hanno avuto bambini con malformazioni spaventose. Spaventose. Non contento, ha ripetuto l'esperimento qualche tempo dopo con un altro gruppo di 10 donne, aumentando un pochino la dose, questa volta le ha fatte abortire tutte. No, questo era il modo in cui si ragionava a quei tempi. Il professor Giavini ci ha poi raccontato di diversi studi condotti soprattutto negli Stati Uniti su come diverse sostanze potessero interferire sullo sviluppo embrionale in animali da esperimento. E la classe medica
Come le interpretava? Erano scoperte generalmente accettate? No, non le ha mai accettate. Le ha sempre considerate dei giochi di menti un po' fantasiose che si divertivano a fare questi tipi di esperimenti, tant'è che se lei va a guardare dove venivano pubblicati i risultati di questi esperimenti fatti sugli animali, non ne trova uno in quel periodo che venisse pubblicato su una rivista di ostetricia, di ginecologia, li pubblicavano sul Journal Experimental Zoology, perché erano fatti sugli animali e quindi... quindi erano anche degli articoli che era difficile che capitassero nelle mani dei medici, perché non erano riviste del loro mestiere e quindi non ne sapevano nulla. E comunque il dogma era considerato un vero dogma, quello dell'embrione umano che si sviluppava in un ambiente che era completamente isolato dall'ambiente esterno. La placenta, sacco amniotico, rappresentavano una difesa insuperabile. Fino al momento del dramma talidomide, la classe medica si opponeva con tutte le forze al fatto che ci potesse essere un agente chimico che potesse superare la placenta ed arrivare all'embrione. Era proprio una cosa dogmatica. Quindi, al tempo della sintesi del talidomide, le prime conoscenze di teratologia c'erano, ma erano principalmente relegate a una nicchia di zoologi. La maggior parte dei medici credeva ancora che la placenta fosse una barriera invalicabile. Non a caso, in Chemie Grünenthal, nessuno studio viene fatto per sapere se il talidomide sia in grado di superare la placenta e poi di indurre malformazioni all'embrione. Sapete quando vengono fatti questi studi per la prima volta? Immediatamente dopo il ritiro del farmaco dal mercato il 27 novembre 1961. E indovinate un po'? Nei laboratori della Chemie Grünenthal si scopre che, guarda caso, il talidomide è in grado di superare la placenta dei ratti e dei topi da laboratorio. Qualcosa però non torna. Nei roditori non si riescono a ricreare le malformazioni agli embrioni simili alla focomelia. Anche nei laboratori inglesi della Distillers, l'azienda che distribuisce il talidomide in Gran Bretagna, nei ratti non si osserva la focomelia, ma solo un grande numero di riassorbimenti fetali, ossia embrioni morti in utero. Per capirci, le dosi di talidomide date agli animali erano talmente alte da provocare l'interruzione della gravidanza. George Somers, il farmacologo dell'azienda, decide quindi di cambiare animale. Si passa ai conigli bianchi New Zealand. Somers pubblica i risultati di questo nuovo approccio nell'aprile del 1962 sulla rivista Lancet. Anche se studi successivi faticano a ottenere gli stessi risultati, l'effetto collaterale del talidomide è riproducibile. Sono nati conigli focomelici. Cioè, sui topi e i ratti non succede nulla, ma sul coniglio bianco New Zealand dà focomelia? Perché è una molecola sfortunata, non ha nessun effetto tossico, nessuno, ma proprio niente, neanche se se ne somministrano dei chili non succede niente. Però se si somministrano 10 mg di talidomide a una donna gravida nel periodo organogenetico, provoca malformazioni. Ma se io somministro 400 mg, non 10, 400 mg di talidomide a una ratta gravida, non succede niente. A una topina gravida non succede niente. A una coniglia che non sia del ceppo specifico non succede niente. È purtroppo l'esempio più clamoroso di specie specificità nelle malformazioni, nell'induzione delle malformazioni congenite. La teratogenesi purtroppo è un fenomeno specie specifico. Alcune specie animali rispondono ad una sostanza, alcune altre specie animali non rispondono. Chemie Grünenthal non ha mai sperimentato prima della commercializzazione né la teratogenicità né la capacità del farmaco di superare la placenta. Senza questi studi non si possono neppure avere dei dubbi sulla sicurezza del talidomide. E difatti, con i semplici test fatti su animali non gravidi
il risultato è solo e soltanto uno. La molecola test K17 non uccide nemmeno per sbaglio. E questo, commercialmente, è molto affascinante per Mückter. C'è un unico problemino piccino picciò dopo le prime sperimentazioni animali. La Chemie Grünenthal è in possesso di una molecola apparentemente non tossica, sì, ma manca una patologia o un sintomo da curare. E quindi AAA, cercasi malattia. Azione antibatterica? No. Diminuzione della coordinazione dei movimenti? No. Effetto narcotico? No. Effetti anticonvulsivi? Nemmeno. Effetti analgesici? Neanche a parlarne. Questo è quello che emerge dai test sugli animali. L'unica quasi impercettibile differenza è che alcune cavie sembrano più tranquille e tendono a muoversi un po' di meno, o almeno. Questo è quello che appare a Keller, un uomo alla disperata ricerca di un effetto. Tra studio e laboratorio non sa più dove sbattere la testa. Me lo immagino che alterna l'osservazione delle cavie allo scribacchiare la struttura chimica del talidomide su ogni foglio, margine di pagina o ricevuta che gli capita a tiro. Come se il continuare a guardarla potesse dargli l'ispirazione. Ed ecco l'epifania. La formula del talidomide gli ricorda vagamente quella di alcuni barbiturici. Io non sono un chimico organico, ma vi dirò sinceramente che a me non sembrano affatto simili. Ma a Keller sì, e si convince che il talidomide possa avere un qualche effetto sedativo o anticonvulsivo. Con questo tarlo nella testa e poche prove in mano, Keller ottiene il via libera da Mückter e nel 1955 si passa alle sperimentazioni sull'uomo. Cioè, sintetizzano il talidomide nel 54 e nel 55 partono già le sperimentazioni sull'uomo. Pensate a come sono cambiate le cose oggi, che in condizioni normali un farmaco viene sperimentato nei laboratori per anni e anni prima di arrivare all'uomo. I primi test sull'uomo si svolgono tra la Germania dell'Ovest e la Svizzera, su pazienti malati di epilessia, per determinare se ci sia nel farmaco qualche potenzialità per contrastare le convulsioni. Cosa si è scoperto? Beh, anzitutto che le convulsioni non si placano, ma che in compenso i pazienti si schiacciano dei bei pisolini. Alla Chemie Grünenthal si sente già l'odore dei soldi. Un sedativo, senza effetti collaterali gravi, è una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Dico senza effetti collaterali gravi, perché ovviamente qualche reazione avversa si nota. Brividi, ronzia alle orecchie, costipazione, eruzioni allergiche cutanee, nausea, hangover, tremori alle estremità. I casi registrati però sono piuttosto rari e quindi non di rilievo. A questo punto dovrebbe sorgere una domanda. Negli animali il talidomide non ha alcun effetto, ma sull'uomo sì. Potrebbe essere che l'uomo sia più sensibile alla molecola? Ma se così fosse, non potrebbe essere molto più sensibile anche alle reazioni avverse? Questa è una domanda un po' antipatica da porsi, soprattutto se sei un'azienda farmaceutica negli anni 50. Vorrebbe dire tornare in laboratorio, approfondire gli studi di tossicità, indagare l'assorbimento e la metabolizzazione del farmaco nei vari organismi. Insomma, impicci, ritardi e perdite di tempo. E il tempo è denaro. L'industria farmaceutica, l'industria chimica in genere, guarda di più a quello che si deve fare. C'è una legge che mi dice che io devo fare questo, questo, questo e quest'altro. Io faccio questo, questo, questo e quest'altro. Non faccio un passo in più, perché ogni passo in più che faccio rappresenta da una parte una perdita di quattrini, dall'altra parte la possibilità che si veda qualche cosa che non si dovrebbe vedere. E quindi in ogni caso è un danno per il farmaco o la sostanza chimica che sto portando avanti. E così facevano tutte le industrie farmaceutiche dell'epoca. Alcune non facevano assolutamente niente, perché se non avevano dei farmaci per i quali c'era l'idea o la prospettiva
di poter andare sul mercato internazionale, soprattutto sul mercato americano. Era invece un mercato locale, soltanto italiano piuttosto che soltanto inglese. La legislazione non prevedeva nulla e quindi loro non facevano nulla. Ma gli stessi americani avevano una legislazione che era estremamente carente. Non veniva neanche richiesta la dimostrazione dell'efficacia di un farmaco. Quindi qualunque cosa si poteva immettere sul mercato. Dice, ma a cosa serve? Lascia stare. Qualcosa serve. È contro il raffreddore. Nel frattempo la Grünenthal segue la prassi e amplia i test distribuendo i campioni a molti medici. E anche qui dobbiamo capire un attimo come funzionavano i test clinici all'epoca. Vedrete che purtroppo era un po' un far west. Era pratica comune in quegli anni distribuire i farmaci in prova ai medici perché li testassero e producessero dei report in cui segnalavano gli effetti benefici e collaterali da riportare alle aziende. Il problema è che questi report, quando venivano redatti, avevano spesso scarso valore scientifico. Talvolta suonavano quasi come degli spot commerciali o erano addirittura condotti su una quantità esigua di persone. In tutto questo, la consapevolezza dei pazienti di essere parte di uno studio clinico era di fatto lasciata in mano alla buona volontà dei singoli medici, non essendo formalmente regolamentata. Dico formalmente regolamentata perché, in realtà, un documento che sottolineasse l'importanza del consenso informato già c'era. Tra il 1946 e il 1947 a Norimberga vengono processati 23 medici nazisti per gli abominevoli esperimenti sui prigionieri avvenuti nei lager. Passerà alla storia come il processo ai dottori e perché tali nefandezze non si ripetano più, viene redatto quello che probabilmente è il più importante documento nella storia dell'etica della ricerca medica, appunto, il Codice di Norimberga. Uno dei punti fondamentali del codice riguarda il consenso informato. Una persona che partecipa a uno studio clinico deve essere messa in condizione di esercitare una libera scelta senza l'intervento di elementi di forza, frode, inganno, costrizione o coercizione. Inoltre, deve conoscere e capire tutti gli aspetti fondamentali dello studio, compresi eventuali rischi. Solo così la scelta può davvero essere libera. Quando alla Grünenthal iniziano a testare il talidomide sugli esseri umani, il codice di Norimberga è già stato scritto, ma nessun paese l'ha ufficialmente adottato. Quindi è facile capire come la sperimentazione umana sia probabilmente stata spesso non consapevole. E i campioni di farmaco sembrerebbe che non girassero solo tra i medici. È possibile che il talidomide sia passato per le mani di qualche farmacista e sembra che qualche campioncino sia finito anche tra le mani dei dipendenti della ditta, che avrebbero quindi potuto provarlo in anteprima. Magari in famiglia, magari per conciliare il sonno della moglie incinta. È la notte di Natale del 1956 e a Stolberg, la piccola cittadina che dà i natali alla Kemi Grünenthal, un dipendente dell'azienda accoglie con angoscia la nascita della figlioletta. La piccola nasce senza orecchie. Si ritiene che sia la prima vittima del talidomide. E come vivono le vittime? Come vivono i talidomidici? La tragedia del talidomide è una storia più attuale di quanto sembri. È una storia che continua a vivere in quei bambini, ora adulti, nati malformati tra gli anni 50 e 60. Nella prossima puntata sentiremo le loro storie. Pharmacon è un podcast di Francesca De Ruvo, Ruggero Rollini, Andrea Tavernaro e Francesca Zavino. Il sound design è di Emiliano Frediani. La musica originale è di Marco De Bonis. Ringraziamo il professor Erminio Giavini per la partecipazione. Un ringraziamento speciale
valle oltre 350 persone che ci hanno finanziato e hanno permesso di raccontare questa storia. Senza di voi Pharmakon non sarebbe stato possibile.